Professor Michele Perniola, prorettore Università Basilicata. Quali sono i temi in cui maggiormente si concentra il lavoro dell'Università di Basilicata in materia di biodiversità? Bene, tra i tanti temi direi che tre sono quelli su cui in questi ultimi anni stiamo concentrando in modo particolare l'attenzione. Il primo riguarda lo studio delle specie spontanee, delle specie presenti nei vari territori per l'adattamento ai cambiamenti climatici. Questo perché la variabilità genetica che c'è nelle specie spontanee, che in qualche maniera nel tempo si sono comunque adattate a questo lento progredire dei cambiamenti climatici, permette di avere una banca di geni dalle quali poter attingere per poter poi costituire dei sistemi culturali che siano più resilienti e anche più adattati a quelli che sono, i cambiamenti del clima. E questa è una questione strategica da un punto di vista, io direi, non solo territoriale ma mondiale, perché i cambiamenti climatici sulle produzioni agroalimentari stanno determinando dei problemi anche abbastanza seri. E quindi questo è un tema di cui se ne occupano in modo specifico i genetisti. Un secondo tema che invece coinvolge un po' tutta quanta la comunità scientifica del settore delle scienze agrarie riguarda quello dei prodotti tipici, perché molti dei prodotti tipici hanno alla loro base proprio la specificità territoriale, quindi l'utilizzo di specie anche coltivate che però presentano delle caratteristiche peculiari in funzione dell'ambiente in cui si sono evolute. Un esempio tra tanti, l'aglianico, un vino ormai riconosciuto nel mondo e anche un consumatore non esperto è in grado di riconoscere i tratti salienti di questo vitigno, sono tutto sommato appunto il frutto di uno studio relativo alla biodiversità locale. Ma tanti altri sono gli esempi, tra le specie vegetali, i peperoni di Senise, il fagiolo di Sarconi, tra i prodotti di origine animale, i prodotti della podolica o del suino nero, che devo dire sono un vero valore aggiunto per il territorio, intanto perché proprio per la tracciabilità danno un'economia diretta al territorio loro di origine e anche perché in questi ultimi anni, a seguito della grande attenzione rivolta verso la dieta mediterranea, e voi sapete bene che la dieta mediterranea ha alla base proprio i prodotti sia vegetali che di derivazione animale dell'area del Mediterraneo, e quindi chiaramente rappresenta questo un punto di sviluppo territoriale basato sulla tipicizzazione e sull'applicazione pratica proprio della biodiversità che può dare grande valore aggiunto alle nostre produzioni e anche un'importante risorsa economica. Terzo settore, questo veramente di recentissima attivazione, è quello relativo allo studio della biodiversità al fine di poter utilizzare delle specie spontanee autoctone per la chimica verde. Nel senso che ci siamo resi conto che molte specie di origine vegetale tipiche dei diversi ambienti presentano delle molecole bioattive che possono essere utilizzate nella chimica fine, per esempio nella farmacopea o nella nutraceutica, e quindi questo permette ancora una volta, proprio anche attraverso la semplice raccolta molte volte di quelli che sono i prodotti, le specie o meglio, che spontaneamente sono presenti nei nostri ambienti, per attivare quello che è il filone della chimica verde o della bioeconomia di cui in questi ultimi anni tanto si parla. Quindi, come vedete, la variabilità genetica, la biodiversità è una risorsa che in questi ultimi 10-15 anni di studio ora è passata in una fase più applicativa. Quindi siamo proprio anche con questo convegno a voler portare tutti questi studi in una fase applicativa per uno sviluppo concreto dei vari territori. Ha parlato giustamente dell'undicesimo convegno nazionale sulla biodiversità. Come si svolgerà e quali saranno, secondo lei, i temi più importanti? Dunque, intanto devo dire che questo è un convegno che ogni due anni si svolge a livello nazionale e quest'anno ci siamo fatti noi promotori di organizzarlo qui in Basilicata, anche perché considerate che la Basilicata a livello europeo viene riconosciuta come una delle regioni a più alto indice di biodiversità, proprio per la variabilità degli ambienti che noi abbiamo e quindi è considerata una regione studio. Vogliamo fare un po', da un lato, la sintesi durante questo convegno di tutte le ricerche che sono state svolte sino a questo momento, per esempio qui in Regione molti PSR, molti progetti anche attivati dalla Regione hanno avuto come obiettivo lo studio della biodiversità. Da un lato, e dall'altro lato, ripeto, passare proprio sui risvolti applicativi, quindi come questi studi possono nel concreto andare ad attivare delle filiere agroalimentari.
Nello specifico, considerando la vastità del tema, noi abbiamo organizzato il convegno in 5 sessioni che saranno parallele tra di loro, considerando anche la notevole affluenza che è prevista al convegno. In pratica queste 5 sessioni entreranno nello specifico dei temi relativi alla biodiversità vegetale, alla biodiversità animale e alla biodiversità forestale. Poi tratteremo anche i temi relativi alla biodiversità nei servizi ecosistemici, che tanta importanza stanno assumendo proprio per i rapporti tra società civile e territorio. E infine un'ultima sessione molto importante è anche quella della biodiversità microbica, che molte volte viene trascurata, ma in realtà consideriamo che i microorganismi sono alla base della vita, sono alla base proprio dei sistemi ecologici, e quindi c'è questa novità anche quest'anno di entrare nello specifico anche di ciò che non si vede, quindi la biodiversità microbica. Dottor Giulio Salli, ricercatore CNR IDDR del Centro Enrico Pantanelli. Qual è il lavoro dell'Istituto per la ricerca sulle risorse genetiche vegetali? L'Istituto di Bioscienze e Biorisorse, che è uno dei più grossi istituti del CNR, ha voluto organizzare con l'Università degli Studi della Basilicata e il Centro Interuniversitario per la caratterizzazione del germoplasma mediterraneo, questo 11° convegno nazionale sulla biodiversità, con l'intento di contribuire a declinare la tematica della biodiversità nei diversi e complementari ambiti delle risorse genetiche, in questo caso risorse genetiche vegetali, ma anche delle risorse naturali e dei servizi di pianificazione territoriale. Cercando di favorire il dialogo tra istituzioni e ricerca, anche attraverso la disponibilità delle competenze dei tanti ricercatori che lavorano in questi settori e della banca genetica, che conserva circa 70.000 specie, 70.000 campioni di semi che sono stati raccolti in gran parte nel bacino del Mediterraneo, ma anche in altre aree del mondo. Questo materiale genetico può servire per mettere in campo azioni, progetti di innovazione scientifica e può essere materiale utilissimo per tutto un lavoro di innovazione nel settore della genetica, nel settore delle biotecnologie, nel settore dell'agroalimentare in generale, considerando che i compiti oggi della biodiversità, considerando proprio la valorizzazione delle risorse genetiche, la conservazione dell'agrobiodiversità, ma anche tematiche come la sicurezza alimentare, i cambiamenti climatici, costituiscono le grandi sfide non solo del bacino del Mediterraneo, ma del futuro di tutto il mondo. Ha parlato della banca del germoplasma. Che funzione ha un istituto di così alta importanza a livello locale e nazionale? Ma l'Istituto di Bioscienze e Biorisorse nasce dalla fusione di numerosi istituti che si occupano di ricerca nel campo della genetica vegetale. Ha anche un'articolazione territoriale con delle sedi a Firenze, a Perugia, a Portici, a Napoli, a Palermo e anche a Bari, dove è anche la sede legale dell'Istituto di Bioscienze e Biorisorse. Quindi con questa articolazione, con le competenze dei vari ricercatori, noi cerchiamo di contribuire alla realizzazione di questo grande evento, di questo 11° convegno nazionale sulla biodiversità, che ha scelto Matera, che ha scelto la Basilicata come location proprio per cercare di mettere in risalto le interrelazioni che legano la biodiversità del territorio con le filiere agroalimentari e con i servizi ecosistemici, anche in una regione che ha una elevata valenza e una elevata vocazione naturalistica. Luca Brai, assessore alle politiche agricole e forestali della regione Basilicata. Si parla molto di biodiversità. Quali sono i mezzi messi in campo per tutela e sostegno da parte della regione Basilicata?
Intanto ci sono delle azioni che, a prescindere, diciamo che non hanno solamente la declinazione economica, anche se senza le risorse è difficile fare le attività, ma quando si parla di elevare il grado di consapevolezza c'è un lavoro di studio, diciamo anche di trasferimento di questa conoscenza sul territorio che può essere accompagnato dagli strumenti, ma non è detto che viva di questi strumenti, parlo di strumenti economici. E accanto a questi, quindi, la definizione delle politiche sono decisive e possono essere sostenute da strumenti, diciamo, economici aggiuntivi che vedono e non solo, diciamo, si caratterizzano all'interno del PSR, che ha delle misure importantissime che sono esattamente a tutela di questa biodiversità. Alcune di queste sono già in campo tra i quattro bandi che sono usciti in questa prima fase della programmazione. C'è proprio quella sulla biodiversità animale, quindi che tutte le razze autoctone del nostro patrimonio zootecnico sono investite da strumenti di sostegno importanti che vedranno per 5 anni successivi la ripetizione di queste misure. C'è una dotazione di circa 1,5 milioni di euro ed è un primo passo. C'è un altro bando che è quello dell'indennità compensativa, che se da un punto di vista diretto non incide direttamente sulle produzioni come la prima misura, ma di fatto consentendo e stimolando, aiutando gli agricoltori a rimanere nel proprio luogo di vita, quindi cerca di compensare quel gap che gli agricoltori vivendo nelle aree montane hanno nel fare la propria agricoltura, quindi trasformarla in reddito. Noi li sosteniamo perché loro rimangano su quel posto e possono in quella modalità esattamente mantenere questa biodiversità e tutelarla. Poi ci sono la questione dei vivai, che dobbiamo molto lavorare, ci saranno misure ad hoc per sostenere proprio l'attività dei vivai che possono azioni che stimolano e che tutelano gli elementi, i tratti caratterizzanti della nostra terra, e un lavoro molto importante lo svolgeremo attraverso il patrimonio forestale. Noi intendiamo lavorare in maniera totalmente diversa, gestire in maniera totalmente diversa il patrimonio forestale regionale. Intendiamo tra qualche settimana presentare questa riforma importante sulla risorsa bosco, e dentro queste filiere che si potranno attivare ci saranno filiere che esattamente provano anche a recuperare tutti quegli elementi di biodiversità che sono all'interno del nostro patrimonio forestale, in sinergia con i parchi, in sinergia con i titolari di percentuali importanti di bosco, che sono i privati agricoltori, ma i privati anche i comuni. Quindi c'è un lavoro importante che stiamo mettendo in campo, sia sotto riformando il quadro normativo, sia utilizzando le risorse economiche a disposizione. Credo che siamo indirizzati in maniera consapevole nel poter trasformare il modello di sviluppo della regione Basilicata, diciamo abbandonando i modelli vecchi e puntando su ambiente, agricoltura, turismo e quindi, diciamo, le produzioni identitarie della nostra regione.